Adesso avremo tempo per la parola di Dio e poi abbiamo promesso ieri sera ministreremo pure le seggiole. Amen. Se c'è qualche seggiola con una gamba rotta. Ma ascolta, la cosa più preziosa che possiamo ricevere è la parola di Dio. La lode e l'adorazione sono meravigliose, sono un tempo speciale. L'amministrazione, l'esercizio dei doni spirituali sono qualcosa di necessario. Ok? Il Vangelo deve essere dimostrato, non solo predicato. Amen. Ma niente è più importante della parola di Dio. E questa mattina il Signore ha messo nel mio cuore una parola per me, ma voglio condividerla con voi, ed è quella, il Signore mi parlava della chiesa di Bari. Vedi, quando noi veniamo qui, veniamo da diverse realtà. Alcuni hanno una comunità ed è ottimo, alcuni non hanno una comunità, alcuni vengono da denominazioni diverse. Ma ascolta, biblicamente, nella visione del Signore, ogni città ha una chiesa. Non 50 chiese. L'uomo divide, ma il Signore continua a vedere in ogni città una chiesa. Biblicamente c'era una chiesa chiamata Chiesa di Galazia, Chiesa di Corinto, Chiesa di Tessalonica, Chiesa di Laodicea, Chiesa di Filadelfia, Chiesa di Tiatiri, amen? Chiesa di Roma, Chiesa di Efeso, non chiese. Amen? In questo momento tu sei nella Chiesa di Bari. Amen? Biblicamente, secondo quello che il Signore vede, e ascolta, Dio non cambia idea, il Signore rispetta le nostre bizze, le chiamiamo in Toscana, non so come le chiamate voi, le bizze, sai quando i bambini battono i piedi e vogliono fare le cose a modo loro? Amen. E si inventano che devo dividere la mia chiesa perché il Signore mi ha dato una visione diversa. Wait a moment, Dio ti avrebbe dato una visione diversa per dividere in due la tua comunità. Posso dubitare che sia Dio? Amen. Ma il Signore è buono, il Signore ci lascia fare le nostre cose, ma ricorda questo, Lui rispetta certe nostre scelte, ma non cambia la sua idea. Non perché il Signore rispetta, non perché il Signore è paziente, non perché il Signore è un Dio di ipergrazia. Adesso sono affari tuoi, Signore, che Lui è d'accordo con tutto ciò che noi facciamo. Amen? E Lui non cambia le sue idee, Lui vede una chiesa in Roma divisa in varie comunità, ma Lui vede una chiesa. Quando il Signore parlò a Paolo, quando stava per andare a Corinto, gli disse: ascolta, non tacere, ma continua a parlare, perché io ho un popolo numeroso, non tanti popoli numerosi in questa città. Amen. Quanti popoli in una città? Un popolo. E io sono certo di quello che la Bibbia dice nel libro dell'Ecclesiaste. La Bibbia dice che il Signore riporta le cose del passato. E io sono certo per questo che prima che Gesù ritorni la Chiesa sarà restaurata in questo. E ogni città avrà una Chiesa. Come farà? Non lo so. È un lavoro suo e non lo invidio in questo. Ma so che Lui lo farà perché Dio è fedele. Amen? Amen? Ok, iniziamo. Questa mattina parleremo di notte. È un ossimoro. Parlare di notte la mattina. Ma riprenderemo qualcosa che abbiamo condiviso ieri sera, abbiamo visto che l'avremo finito questa mattina e poi avremo un tempo di ministrazione. Poi avremo un tempo di ministrazione. Dammi una mano, sorella. Amen. Ok, ascolta. Esiste una notte fisica, ma esiste anche una notte nella nostra vita. Amen. Ieri sera abbiamo visto senza ombra di dubbio e senza ombra di no che la volontà di Dio di benedire ogni nostra via è sempre nel sì. Amen. 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 E la Bibbia dice: per questo da noi sale l'amen. Fallo salire un amen. Amen. Ok, la volontà di Dio di benedirti è nel sì. Amen. La parte nostra è nel l'amen. Ricorda questo: noi siamo salvati per grazia attraverso fede. Questo principio vale per ogni cosa, non solo per la salvezza, per la nuova nascita. Il principio attraverso cui il Signore ci benedice è per grazia, cioè non per i tuoi meriti, non per i tuoi sforzi, non per le tue capacità, ma per il mio lavoro finito
io rubo, io rubo, ma attraverso fede. E questa è una cosa importante, perché grazia e fede vanno sempre insieme. Amen. A volte, quando non si ha radici profonde nella parola di Dio, nel Vangelo, si rischia di prendere delle derive. Ad esempio, di credere che siccome il Signore ha finito il lavoro per noi e siccome Lui ha fatto ogni cosa, in automatico le persone ricevono automaticamente la salvezza. Questo non è l'insegnamento della Scrittura. La Bibbia dice in Romani 5 che la morte si è estesa automaticamente per il peccato di Adamo su ogni uomo. Ogni uomo che nasce da una donna, c'è qui qualche uomo o donna che è nato da qualche donna? In Toscana si nasce sotto le donne. Amen. Anche qua. Nasce in Adamo. Amen. La salvezza è una proposta. Tutto ciò che è schiavitù si estende senza il tuo permesso. Amen. Noi non abbiamo avuto una colpa diretta per essere nati in Adamo, ma siamo discendenti, discendenti, discendenti di uno che ha peccato, e per quell'uno che ha peccato nel sangue e nella stirpe è entrato il peccato e si è tramandato di generazione in generazione fino ad oggi. Amen. E Paolo dice a Romani 5, per quanto riguarda la giustificazione, cioè la salvezza, non funziona così. Quella è una libera scelta. La Bibbia dice molto chiaramente, chiunque crede in Lui, non chiunque, chiunque crede in Lui. Ecco perché l'universalismo è una dottrina eretica e pericolosa. Tutti sono salvati in automatico per il sacrificio di Cristo? No, perché noi siamo salvati per grazia attraverso fede. Amen. Chiunque avrà creduto. Che cosa accade a quelli che non hanno potuto sentire il Vangelo? Sai quel famoso che è nato in quell'isola deserta? Perché noi andiamo sempre a prendere i casi estremi. Amen. A noi piacciono i casi estremi, quelli impossibili. La domanda dalle 100 pistole. Ma se uno è nato in un atollo dove non c'è nessuno, e dove non è mai andato nessuno, e dove non arriverà mai nessuno, la domanda è come ha fatto a nascerci. E in qualche modo è arrivato e non ha mai sentito il Vangelo, Dio lo manderà all'inferno. Ascolta, il Signore lo giudicherà secondo il suo cuore, e non è un affare né mio e non è un affare tuo. Amen. 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 Quello che spetta a me a te è quello che Gesù ci ha comandato di fare. Andate e predicate questo Vangelo a ogni nazione. Siamo qui per farlo. Amen. Ma vedi, il fatto che la volontà di Dio sia di averci benedetto, non di benedirci, ma di averci benedetto. Benedetto sia il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetto. Questo non vuol dire che non passeremo alcune notti. Abramo era benedetto in ogni cosa e ha attraversato due canestie. Isacco è stato benedetto in ogni cosa. La Bibbia dice che addirittura diventò ricchissimo. A proposito, io non credo nel Vangelo della prosperità. Non esiste un Vangelo della prosperità. Esiste il Vangelo della grazia di Dio in Gesù Cristo. Non esiste il Vangelo. Il Vangelo della prosperità è una deriva americana, come tante porcherie purtroppo, tra le cose buone che hanno. Ma ogni tanto qualche schifezza arriva in Italia. Sembra che passino l'Atlantico solo le schifezze. Halloween è arrivata subito, i risvegli ci mettono un po'. Amen. Vabbè. Non esiste un Vangelo della prosperità, perché il Vangelo della prosperità mette l'accento sui beni materiali. Il Vangelo mette l'accento su Gesù Cristo. Ma la conseguenza di un Vangelo centrato è che il Vangelo porta, e nella storia ha portato, prosperità in ogni posso dove è arrivato. Amen. Ma non esiste un Vangelo della prosperità. Il nostro focus non è sulla benedizione, il nostro focus è su Gesù. Amen. Ma nonostante Isacco fosse un uomo benedetto in ogni cosa, ha passato una carestia. Vi ricordate, il Signore disse non scendere in Egitto. Giacobbe ha passato una carestia. Quando Giuseppe era in Egitto, la Bibbia dice che su Canaan venne una carestia che durò molti anni. Amen. Elia ha passato una carestia, Eliseo ha passato una carestia,
ci sono il fatto che passiamo dei momenti, dei periodi che possono essere più o meno lunghi, dove c'è una notte, non vuol dire che non siamo benedetti. A volte è proprio perché siamo benedetti. Ma ricorda questo? La benedizione si rivela in quella notte. Iniziamo da qui, Salmo 16,7. Benedirò il Signore che mi consiglia. Guarda che meraviglia questa promessa. Anche il mio cuore mi istruisce di notte. Nell'ebraico è un po' diverso, nell'ebraico è anche di notte. Il mio cuore mi istruisce. Ok, questo vale per la notte fisica, per le notti, ma vale anche per la notte a volte della nostra vita. Ci sono notti che il Signore permette, non manda, permette, lui è il Signore della luce, non delle tenebre. La Bibbia dice che quando Gesù tornerà non ci sarà più notte. Amen. Lui sarà la luce e la lampada per sempre. Wow. Ma la notte spesso è un tempo in cui il Signore istruisce il nostro cuore. Ti capita mai di svegliarti a volte la notte? Ok, se non dormi mai, dopo ti ministro. Ok? Non dire, oh, io non dormo mai, quindi il Signore mi istruisce ogni notte. No! Ma ci sono delle volte in cui ti svegli la notte, non hai sonno. Ok? E cosa, la prima cosa che facciamo è, dov'è il mio cellulare? Tutti siamo qui, anche io sono così. Ascolta, ci sono delle volte in cui il Signore ti sveglia per parlare al tuo cuore. Amen? Perché? Perché la Bibbia dice nel libro di Giobbe, capitolo 33, non lo porto perché voglio andare su altre cose, il capitolo 33 dice che quando un sonno scende sui figli degli uomini, il Signore parla al loro cuore, ascolta qui, per allontanare l'orgoglio dal loro cuore, che meraviglia. Amen? L'orgoglio è il nostro più grande nemico. Amen? Il messaggio che dice... Sì, noi crediamo nella grazia di Dio, ma noi dobbiamo anche fare, è fondato su una cosa sola, l'orgoglio dell'uomo che non accetta di non dover fare qualcosa. Amen. Amen. È mascherato di pietà, è mascherato di religiosità, ma sotto all'orgoglio, la difficoltà, sai qual è? È l'orgoglio di quando qualcuno ti fa un regalo, la prima cosa che ti viene da dire è, anch'io lo faccio, no. Amen. Perché Gesù ha detto di tornare come bambini? Perché a un bambino quando fai un regalo lo prende e dice dov'è l'altro? Fai vedere l'altra mano. È vero o no? Ma noi abbiamo difficoltà a prendere e vogliamo subito sdebitarci, vero o no? Adesso devo fare anch'io qualcosa per lui. Guarda il modo naturale che abbiamo di lui. Mi ha fatto un regalo, adesso vado a casa e vado a comprare ed è buono. Ok? Ma nasconde la nostra difficoltà di ricevere gratuitamente. Ed ecco perché spesso abbiamo difficoltà nel dare, perché Gesù ha detto, se imparate a ricevere gratuitamente, imparerete a dare gratuitamente. Amen. Amen? Meraviglioso che sia. Ma a volte ci sveglia la notte, se non è una cosa continua, cosa che dovremmo fare? Signore, che cosa vuoi dirmi? Sai, la Bibbia dice nel libro di Esther, che una notte il re Assuero non riusciva a prendere sonno, e non aveva l'iPhone. E allora... cominciò a ragionare così, ma chi c'era dietro? Il Signore. E disse, chiamò un suo servitore e disse, portami il libro delle memorie. Era un libro, una specie di archivio, dove si prendevano nota delle cose che venivano fatte nel regno. E sfogliandolo, trovò la pagina dove erano stati fatti i ringraziamenti alle persone che avevano fatto del bene al re. E trovò un personaggio che si chiamava Mardocheo. E questo Mardocheo, che era lo zio di Esther, aveva sventato un attentato contro il re. E il re Assuero dice al suo, e nota, Assuero non è un credente. Amen? È un pagano. Dio non parla solo ai credenti. Assuero non era un credente. Ma lui dice, ma questo Mardocheo si è fatto qualcosa per lui? Nota, Aman stava tramando per uccidere Mardocheo. Amen? Il Signore sveglia Assuero di notte, il re, e mette nel suo cuore di aprire il libro dei ricordi e trova Mardocheo. Ascolta, quando Dio vuole salvarti, lui sa come fare. Amen. Amen? Riposati, perché lui sa come fare.
E il servitore dice: no, non è stato fatto niente. Allora quest'uomo va ricompensato, lo chiama, lo fa vestire, vi ricordate, in abiti regali, lo fa mettere sopra un cavallo, tutto lo stuolo davanti a lui, lo fa camminare per le vie della città e tutti gridavano: così si fa a colui che il re gradisce, così si fa a coloro che il re del cielo gradisce. Amen. In quella notte il Signore parlò a Assuero, e così ci sono tanti esempi. Quando la notte ti svegli, chiedi al Signore: che cosa vuoi dire a mio cuore? Amen. La notte siamo più ricettivi, ok? Vai, va. Guarda una notte di Abramo. Ieri sera abbiamo visto che Abramo è il nostro esempio. Amen. A proposito, nel Vangelo di Giovanni sono raccontate 7 notti. La prima, ad esempio, è la prima: Nicodemo va da Gesù di notte. Vi ricordate? La quinta, ad esempio, il tradimento di Giuda. Nel Vangelo di Giovanni ci sono 7 notti. Nel Vangelo di Giovanni ci sono 7 miracoli, che sono 7 segni. Nel Vangelo di Giovanni ci sono i 7 io sono. Gesù per 7 volte dice: io sono la vera vite, io sono la porta delle pecore, io sono la resurrezione e la vita, io sono il pane disceso dal cielo, io sono il buon pastore. Amen. 7 volte, 7 è il numero della perfezione. Ci sono 7 notti, ci sono 7 segni, ci sono 7 io sono, ok? Ma anche Abramo ha passato una notte. E in Genesi 15:1 è scritto: dopo questi fatti. Quali sono i fatti? Ragazzi, questi fatti sono fatti trionfanti. Abramo è appena tornato dalla vittoria su alcuni re. Da solo ha ripreso Lot, ha sconfitto dei re, ha incontrato Melchisedec. Amen? Melchisedec gli ha dato la cena del Signore e lui ha dato la decima. Torna, ragazzi, da una campagna piena di vittorie. Amen? Spesso dopo una grande vittoria viene una notte. Amen? E quando viene la notte, non credere che il Signore si sia allontanato. Il Signore è con te di notte. Amen. Amen. Ma la notte è un tempo, ascolta, in cui le paure si amplificano. La notte è un tempo in cui se hai dei dolori fisici, i dolori si amplificano. Hai notato? Quando una persona è malata grave si dice: non sappiamo se riuscirà a passare la notte, perché anche biologicamente il corpo risponde in modo diverso. La notte, se hai una preoccupazione, diventa enorme. È vero o no? Se hai un pensiero, una paura, la notte diventa sempre gigantesca. Vedremo alla fine perché. Dopo questi fatti, cioè dopo questa vittoria, la parola del Signore fu rivolta in visione. Ascolta, non in sogno. Abramo in questa notte non sta dormendo. Amen? Impara a guardare i particolari della Bibbia. Non dice in sogno, dice in visione. Dicendo: non temere, Abramo. La notte è sempre il tempo della paura. Amen. La notte spesso pensieri vengono nella nostra mente, paure vengono nella nostra mente, ma ci sono anche dei tempi che sono notti. Hai mai passato quei tempi? Sì, sicuramente sì. Dove senti che è una notte, sei entrato in una fase di notte, non vedi direzione, ok? Non riesci a sentire la presenza del Signore. È come se qualcosa di buio fosse venuto sulla tua vita. Ehi, non vuol dire che non sei benedetto. La tua benedizione si vedrà in quella notte. Amen. Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo. È bellissimo, sapete perché? La parola scudo in ebraico si dice magen. Magen non è lo scudo come noi lo abbiamo imparato dai romani, sapete, lo scudo. Magen è uno scudo che ti circonda tutto intorno, che ti protegge completamente. Amen. Guarda questo: io sono il tuo scudo. Ascolta, non la chiesa è il tuo scudo. Noi abbiamo insegnato: se tu lasci la chiesa perdi la tua protezione. No, se tu lasci la chiesa perdi una famiglia. Ma se questa famiglia non è una famiglia ma è una setta, vattene. Ascolta, il tuo scudo è Dio, non la chiesa. La chiesa è importante, sì, ma non abbiamo bisogno, per convincere i figli di Dio che la chiesa è importante, di attribuire alla chiesa cose che la chiesa non ha. Mai la Bibbia, mai, mai, prova a dirlo, mai, dice una sola volta che la chiesa protegge, mai. La chiesa è come una famiglia, è buono vivere in famiglia, sì, non è meraviglioso stare insieme stamattina.
poterci amare gli uni gli altri, poterci benedire gli uni gli altri, poterci servire gli uni gli altri, ascoltare le predicazioni di Walter Bianco, ascoltare un fratello che porta il Vangelo, è meraviglioso stare in chiesa. Amen. Si esercitano i doni, si dovrebbero esercitare i doni dello Spirito, si riceve stando in chiesa? Certamente sì. Nessuno sta dicendo che la chiesa non è importante, ma la chiesa non è il tuo scudo. Se tu lasci una comunità, non credere, ascolta, ricorda che ciò che credi è ciò che ricevi, non credere che adesso sei senza protezione e il diavolo è lì con l'arco come Apollo a lanciarti, non è così, non è così. Io sono il tuo, il Signore è il tuo scudo. Amen. E il Signore non è che quando esci di qui fuori non c'è. Amen. Ci credi che anche fuori? Amen. A volte entriamo nei luoghi di culto e si parla piano. Poi appena siamo fuori, allora possiamo parlare di calcio. No, perché qui c'è il Signore, fuori no? E la tua grandissima ricompensa. La traduzione italiana dice, la tua ricompensa sarà grandissima. L'ebraico non dice così. Dice, io sono il tuo scudo e io sono la tua grandissima ricompensa. Qual è la differenza? Che la tua grandissima ricompensa, la tua ricompensa sarà grandissima, mettere attenzione sulla ricompensa. Mentre qui mettere attenzione su io sono la tua. Posso dirti qualcosa? E chiudo subito l'argomento. Non dice eredità, dice ricompensa. Ascolta, una cosa è l'eredità, una cosa è la ricompensa. L'eredità è sicura per tutti i figli, dice Paolo in Romani 4, perché per il lavoro finito di Cristo, perché siamo figli di Abramo. Quella è l'eredità, siamo figli di Dio, siamo benedetti in ogni cosa, abbiamo la vita eterna, il perdono totale dei nostri peccati, amen, abbiamo l'autorità di figli di Dio, tutto quello che tu vuoi. Poi c'è anche una ricompensa. Ricompensa è ciò che ti viene dato per qualcosa che tu fai. Amen. Quello che io faccio questa mattina non aumenta la mia eredità. La mia eredità ce l'ho come figlio di Dio, anche se non viaggiassi per tutta l'Italia. Ma c'è una ricompensa. Amen. Perché questa ricompensa? Sai perché? Perché nel verso prima la Bibbia dice che Abramo, senza che nessuno glielo chiedesse, dette a Melchisedec la decima di ogni cosa. E quello stesso Dio che si era manifestato in Melchisedec gli disse, e la tua ricompensa sarà grandissima. Ascolta, la decima oggi non è un obbligo. Senti che silenzio, non preoccuparti, non ti chiedo la decima, nessuno ti può chiedere la decima. Melchisedec non ha chiesto la decima ad Abramo. Melchisedec è Cristo. La domanda, se Cristo non gliel'ha chiesta, come può un uomo chiedertela? La decima è la libera risposta dell'uomo, se vuole, al dono totale di Cristo. Cristo nel pane e il vino fa vedere il dono totale di sé e Abramo sceglie di dare la decima. Se tu non dai la decima non sei maledetto, ma Malachia 3:10 dice siete maledetti. Ehi, Malachia è sotto la legge. Galati 3:13 dice Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, quindi ci ha riscattati anche dalla maledizione del non dare la decima. Se Abramo non avesse dato la decima a Cristo, ascolta, non sarebbe stato maledetto, perché Abramo non è sotto la legge. State seguendo? Ma poiché lui ha scelto di darla, il Signore ti dice, io sono il tuo scudo e questa è la tua eredità, ma io sono anche la tua ricompensa. Amen. Chiudo subito l'argomento. Vai avanti, verso 4. Allora, voglio dirti qualcosa che ti parlerà. Dal verso 2 al verso 3, ma voglio andare più veloce, Abramo parla al Signore in questa notte e gli dice, Signore, io me ne vado senza figli, ti ricordi? E il mio erede sarà Eliezer di Damasco. Posso dirti qualcosa? Aveva appena visto un trionfo, aveva appena visto i re nemici sconfitti, aveva appena riscattato Lot, aveva appena visto Gesù prima dell'incarnazione in Melchisedec, tornava da un trionfo, ma nel suo cuore c'era ancora un dolore. A volte noi siamo così. Abbiamo visto trionfi della fede, ma c'è qualcosa che ancora non si è adempiuto. E il cuore di Abramo non dorme, perché passano gli anni e ciò che lui desiderava più di ogni altra cosa, un figlio suo, ancora non è venuto.
E Abramo parla al Signore e gli dice: Dio, che mi darai? Ascolta, porta i tuoi dolori al Signore, non all'uomo. Ascolta, porta il tuo dolore al Signore. Nelle notti in cui non dormi, se tu parli al Signore del tuo dolore, Lui prenderà il tuo dolore e ti darà il suo riposo. E guarda cosa fa il Signore, guarda la delicatezza di Dio. Questa è una notte insonne, siete con me? Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi, cioè Eliezer, non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Dio parla al Signore di notte. Amen? Quando non c'è nessuno, quando sei nel tuo letto non riesci a dormire, parla a Lui. Digli: Signore, io ho questo dolore per mio figlio. Ho questo dolore per mia figlia. Colui che tu ami è ammalato. Parla a Lui nella notte. Amen? Poi lo condusse fuori. Abramo viveva nelle tende. Il Signore dice: esci un attimo dalla tenda. Ascolta, ci sono delle situazioni in cui vediamo solo il nostro dolore. A volte il Signore ti dice: togli un attimo i tuoi occhi. Amen. Togli un attimo i tuoi occhi dal dolore. Guarda il cielo. E safà le stelle, che vuol dire racconta le stelle. Sapete, nelle stelle, nelle costellazioni, non nell'astrologia che è demoniaca. L'astrologia è una scienza demoniaca fondata sulle stelle. Il Vangelo ti fa vedere chi c'è dietro le stelle, il Dio che è al di sopra delle stelle, e gli fa leggere la storia del Vangelo nelle stelle, dalla Vergine nel calendario ebraico, Rosh Hashanah, cioè il calendario, il Capodanno è settembre. Settembre è il mese della Vergine. Amen? Quindi si inizia con la Vergine e si finisce con Leone. Il parto virginale e Gesù che ritorna come un leone. Guarda questo, ascolta, il Signore gli dice: togli un attimo gli occhi dal tuo problema e metti gli occhi sul Vangelo. La notte non riesci a dormire, comincia a meditare il Vangelo. Signore, grazie che hai dato la tua vita per me. Signore, grazie che hai pagato ogni mio prezzo. Signore, grazie che in te sono benedetto di ogni benedizione nel luogo celeste. Signore, grazie che il tuo lavoro perfetto mi ha reso figlio. Grazie perché sono nella benedizione di Abramo. Metti gli occhi sul Vangelo nella notte. E anche nella notte della tua vita, quando passi un periodo buio, io ne ho passati, amen, io so che ne avete passati anche voi, c'è solo una cosa su cui il Signore ti dice di mettere gli occhi, ed è sul Vangelo di suo figlio. Amen. Mettiti degli insegnamenti che parlano il Vangelo e fatti delle trasfusioni di Vangelo. Amen. Guarda il cielo, tale sarà la tua discendenza. Amen. Vai avanti. Voglio dirvi qualcosa su notte e luce. Gesù ha detto in Giovanni 8:12, ok, Giovanni 8:12 è il primo verso dopo la storia dell'adultera. Vi ricordate la storia dell'adultera? Una donna viene beccata con le mani nel marmellato. Il problema è che viene portata solo la donna, ma non viene portata la marmellata. Amen? L'uomo non c'è, perché forse era uno di loro. E allora, siccome era amico degli amici, viene portata solo la donna. E sapete, c'è tutta la manfrina, il fine non era il bene della donna. Il fine era accusare Cristo. Amen? E quello spirito è ancora oggi presente, purtroppo. Amen? Il fine di certi personaggi è di farti cadere, non aiutare la tua santificazione. Quelli che vengono a dire: fratello, ma il Signore ti chiama a santificarti, allora non interessa assolutamente niente della tua santificazione. Cercano soltanto un motivo per sfogare l'odio che nasce dalla loro religiosità. Amen? Subito dopo, dice così, Gesù parlò a loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Questo è uno dei sette io sono nel Vangelo di Giovanni. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà, ascoltami, non dice chi si comporta bene. La mia domanda che ti faccio, la domanda che ti faccio è: che cosa vuol dire seguire Gesù? E subito la risposta è ubbidire ai comandamenti di Dio. No! No! Perché se fosse questo, noi metteremo l'attenzione su di noi.
Ma Gesù non mette l'attenzione su di noi, lui mette l'attenzione su di sé. Chi mi segue? Ti faccio una domanda, quella donna ha messo in pratica la volontà di Dio? No, perché ha trasgredito il comandamento che dice non commettere adulterio. Ma a un certo punto si è trovata davanti a Gesù e si è trovata nella luce, e quando tu sei nella luce nessuno può accusarti. Amen. Amen. Chi mi segue vuol dire chi cammina con me ogni giorno. Lo stesso Giovanni dice così, guarda, nella prima lettera di Giovanni, lo stesso Giovanni, prima Giovanni 1:7, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato. Interpretazione religiosa, se camminiamo nella luce, se non pecchiamo mai. Ma Gesù non ha detto se non peccate mai, Gesù ha detto chi mi segue? No, perché se tu pecchi, tu cammini nelle tenebre. No! Sai perché? Perché se fosse così, nessuno al mondo camminerebbe nella luce. Davanti a Dio non c'è distinzione peccato bianco, peccato rosso. Peccato piccolo, peccato grande. Adamo non ha ucciso Eva. Forse sarebbe stato meglio se l'avesse fatto prima. No, Dio benedica le sorelle. Sapete la storia del viaggio dell'Apollo 11 nello spazio? Houston, abbiamo un problema, lo sapete, lo conoscete. La navicella nello spazio a un certo punto non funziona più la strumentazione. Gli astronauti chiamano Houston e dicono la famosa frase: Houston, abbiamo un problema. Ora guarda, immaginati, invece di astronauti sono astronauti. Houston, abbiamo un problema. Qui Houston, qual è il problema? Niente. Houston, dici qual è il problema, dovresti saperlo da solo. Gloria a Dio per le sorelle, facciamo un applauso per le sorelle. Ascolta, se camminiamo nella luce, beh, non guardare me, guardali un attimo, guarda il testo. Se camminiamo nella luce, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Domanda: ma se camminare nella luce vuol dire non peccare, da quale peccato mai dovrebbe purificarci il sangue di Gesù? Ci avevi mai fatto caso, dire la verità. Se camminare nella luce vuol dire non peccare, vuol dire comportarsi perfettamente, da quale peccato mai allora dovrebbe purificarci il sangue di Gesù? Amen. Però se tu cammini con Gesù, il peccato avrà sempre meno spazio nella tua vita. Più Gesù occupa spazio nella tua vita, meno spazio ci sarà per il peccato. Guarda questo, veloce, veloce. Sempre Giovanni. 14:15. Ah, ma qui arriva subito il fratello con la Bibbia sotto il braccio. La nuova iper super diodatissima. È la nuova versione, la super diodata. Se voi mi amate, osserverete i miei. Vedi? Come lo leggi tu questo? Se osservate i miei comandamenti vuol dire che mi amate. No, Gesù non ha detto questo. Gesù ha detto: se voi mi amate, come conseguenza sarete portati a seguire i miei comandamenti. Vedi che l'attenzione non è sul seguire i comandamenti, l'attenzione è su Lui. Se camminate con me, inevitabilmente amerete gli altri. Amen. È una conseguenza della grazia, non è la causa della grazia. Amen. Non vuol dire pecca liberamente, tanto sei nella luce. No, se tu cammini nella luce, il sangue di Gesù, sapete che, torna un attimo indietro, quel purifica nel greco originale è un indicativo presente. Nel greco l'indicativo è un'azione continuativa, vuol dire che il Signore ogni giorno continua a purificarti, non smette mai di purificarti. Wow, non è meraviglioso? Vedi, non dice perdonarti, perché tu sei stato perdonato una volta per sempre, ma ci sono le conseguenze del peccato. Amen. Da quelle
il sangue di Gesù, se tu cammini nella grazia di Dio, continua a pulirti, continua a pulirti. Amen. Andiamo verso la fine. Torna un attimo indietro. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Vuol dire, se voi mi amate, di conseguenza, come fatto naturale, seguirete. Quali sono i suoi comandamenti? Non dice i comandamenti, dice i miei comandamenti. Quali sono? Ama il Padre, amate gli uni. Questo è l'adempimento della legge. Mimmo dice così. L'amore è l'adempimento della legge. E poi dice così. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che stia con voi per... Ah, non fino al primo peccato. Per sempre, voce del verbo sembrare. Per sempre. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, io vi darò un consolatore. Non vuol dire, se voi mi amate, lo dimostrerete seguendo i comandamenti. Io come premio vi darò lo Spirito Santo. Allora vuol dire che è per opere. Invece guarda cosa dice Galati, la Bibbia non si contraddice mai. Galati 3:2. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge, seguire i comandamenti o mediante la predicazione della fede. Qual è la risposta? La seconda. Ecco che Gesù non voleva dire metti in pratica i comandamenti e allora si vedrà se mi ami. No, lui voleva dire metti la tua fede in me. E di conseguenza quello che tu credi è il modo in cui vivrai e io ti darò il mio Spirito. Amen. Amen. Facciamo un applauso. Ok, con questo chiudo. Applicazione pratica. Voglio farti vedere una notte. Quali sono pronti a vedere una notte? C'è una notte nella Bibbia che pochi conoscono. Questa notte è stata una notte drammatica. Se il piano di Satana fosse andato a compimento, noi non saremmo. Noi parliamo spesso di Amano, che voleva sterminare il popolo ebraico, del faraone, ma nessuno parla mai di Sennacherib. È una cosa su cui non si predica mai, ma questo evento rischiava di cancellare Gerusalemme dalla faccia della terra. E ascolta, se non c'è Gerusalemme, non c'è il Calvario. Se non c'è Israele, non c'è il Messia. Amen? E se non c'è il Messia, non c'è la salvezza. Guarda cosa Dio può fare in una notte della tua vita. Alza la mano e dimmi sono pronto a prenderlo. Continua a predicare a Biancarana, stai andando alla grande. Questo lo faccio io. Il 14° anno del re Ezechia Sennacherib. Ok, in che anno siamo? Sennacherib è il re dell'Assiria. L'Assiria ha appena conquistato Babilonia. Okay? Si è formato insieme l'impero assiro-babilonese. Sennacherib è il re di Assiria, diventa re intorno al 709 avanti Cristo e regna fino al 684 avanti Cristo. Siamo intorno al 690 avanti Cristo. Re d'Assiria marciò contro tutte le città fortificate di Giuda. Ascolta, Giuda è il regno dove c'è Gerusalemme. Amen? Dalla tribù di Giuda chi viene? Satana attraverso la Siria sta puntando a conquistare Giuda. Se Giuda e Gerusalemme viene conquistata, non verrà il leone della tribù di Giuda. Nessuno mai insegna su questo. Ma questo è stato uno dei momenti in cui Satana ha sferrato l'attacco principale per togliere di mezzo la possibilità di far venire il Messia sulla terra. Ci sono momenti, dei momenti, grazie a Dio pochi, in cui Satana sferra un attacco campale contro la nostra vita. Per me è stato l'anno 2015, ma ognuno di noi può vedere qual è il momento in cui sembra che tutte le armate dell'inferno si siano coalizzate contro di te. C'è qualcuno in Puglia che ha vissuto, magari sta vivendo questo, grazie a Dio poco, e le conquistò. Che cosa fece? Guarda questo, vai avanti, è 2 re, verso 18, il re d'Assiria da Lachis. Voglio dirvi questa cosa perché è una cosa interessante. Mandò a Ezechia, Ezechia è il re di Giuda, il generale in capo, il capo delle guardie e il gran coppiere, manda 3 persone, ok, a fare l'ambasciata. Essi salirono e giunsero dove? A Gerusalemme. Gerusalemme era l'obiettivo finale di Sennacherib. Dietro a cui chi c'era?
Satana. Quando arrivarono, si fermarono presso l'acquedotto dello stagno superiore che è sulla strada del campo del lavandaio. Ok, una cinquantina di anni fa sono stati fatti degli scavi nella città più importante di Assiria, Babilonia, la zona dove c'era Babilonia. E sono state trovate, è stato trovato un tempio rivestito di bassorilievi dove si racconta questa storia che è nella Bibbia. Ti faccio vedere una foto, vai avanti. Ok, vedete questo? Queste lastre sono state prese e sono state portate in Inghilterra, perché è stato trovato dagli inglesi e si trovano oggi esposte nel British Museum di Londra. Quindi se vai a Londra, c'è qualcuno in programma andare a Londra? No. Se vai a Londra, vai al British Museum a vederlo. Vedete, ci sono a sinistra dei personaggi, vedete con che cappelli a punta? E quelle due persone sdraiate. Questo rappresenta la conquista di Lachis. Lachis è una città di Giuda che è stata conquistata dagli Assiri. Sapete cosa hanno fatto gli Assiri agli ebrei? Vedi, li tengono per i piedi. Gli Assiri facevano questo, prendevano gli uomini, scorticavano i piedi, toglievano la pelle, i muscoli, e lasciavano le ossa, da svegli ovviamente, da svegli, e quando le ossa dei piedi erano nude, sbriciolavano le ossa dei piedi. Posso dirti qualcosa? Immaginati che questa notizia si diffonde nelle città di Giuda. Terribile. E vedete, si vedono qui gli Assiri hanno, vedete, gli ebrei hanno le barbe lunghe, ok? Questi sono gli ebrei che stanno scorticando. Questa è la rappresentazione di Lachis, ma non successe solo a Lachis, successe in tutte le città di Giuda. Vai avanti. Guarda, questi sono gli ebrei che vengono portati in ginocchio davanti al re di Giuda, venivano portati, deportati e umiliati davanti a Sennacherib. Questo è successo a Lachis ed è successo in tutte le città di Giuda. E ovviamente la notizia dove arriva? Gerusalemme. Vai avanti. Allora Rabsache è il capo dell'esercito, è uno dei tre che il re Sennacherib ha mandato a Gerusalemme. Stando in piedi, gridò ad alta voce, disse in lingua giudaica. Immagina questo. Tutti sanno quello che è accaduto nelle città di Giuda, come le città di Giuda sono state conquistate e come gli ebrei sono stati trattati, come avete visto prima. Loro arrivano davanti a Gerusalemme e sulla parte alta di Gerusalemme Rabsache fa questo discorso: udite la parola del gran re, del re d'Assiria, ascolta ciò che Satana dice alla tua vita. Non vi inganni Ezechia. Ezechia è il re di Giuda. Amen. Ezechia era un uomo di Dio. Ezechia aveva fede che il Signore avrebbe protetto Gerusalemme. Perché egli non potrà liberarvi dalle mie mani. Non ascoltare quello che il pastore ti ha detto, perché questo che sta accadendo a te e ai tuoi figli non sarà risolto dal Signore. Mai sentito questi pensieri nella tua vita? La Bibbia dice, per bocca di Paolo, che ciò che accade nel Vecchio Testamento è accaduto come esempio per noi. Vai avanti. Qualcuno degli dei delle nazioni ha forse liberato il suo paese dalle mani del re d'Assiria. Non solo Giuda era stata conquistata, anche tutti i territori del Medio Oriente erano caduti, tutti sotto il potere del re d'Assiria. Dove sono gli dei di Kamat e di Arpad? Dove sono gli dei di Sepharvaim, di Era, di Iva? Hanno forse liberato Samaria dalla mia mano, ma anche Samaria era caduta sotto gli Assiri. Fra tutti gli dei di quei paesi, quali sono quelli che hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Hai visto che cosa è accaduto a quel tuo amico credente? Si è ammalato, il Signore non l'ha guarito. Hai visto che cosa è accaduto a quella persona che va tante volte in chiesa? È successo quello a suo figlio e Dio non l'ha liberato. E tu guardi quello che è accaduto alle persone e la tua mente comincia a dire: quella persona credeva in Dio, se è accaduto a lei può accadere a me. Ecco perché io ieri sera ho iniziato dicendo: non vivere la tua fede partendo dalla mente, parti la tua fede partendo dal tuo spirito. Amen. Il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano. Se è accaduto a tutte le persone che conosci, tu credi che tu sarai l'eccezione? Quante volte nella nostra mente? Amen? Sì, io so cosa dice la parola di Dio, ma ho visto quello che è accaduto ad altri. Vai avanti. Ok.
Guarda che meraviglia. Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri. Loro hanno letto una lettera. Le lettere erano un rotolo, ok? Ha preso la mail e guarda cosa ha fatto. La lesse. La fede non nega la realtà. Amen. Poi salì alla casa del Signore. E non andò dai suoi collaboratori. Da chi andò? Dal Signore. A volte i fratelli mi dicono, che cosa devo fare? E io so che la risposta che do può sembrare banale, ma è la verità. Vai da Gesù. Vai da Gesù. Ma io sono andata da Gesù, ma non mi ha detto niente. Ascolta, ma ti ha ascoltato. E probabilmente quello che ha ascoltato, la risposta ti arriverà attraverso un ministro. Amen. La risposta... Vi ricordate quando Mardocheo dice a Ester, ascolta, se tu taci, soccorso e aiuto verranno a Israele da qualche altra parte. Tu non sai da dove Dio manderà la liberazione, ma la cosa è certa, quando parli a Gesù, Lui darà ordine ai Suoi angeli di venire in tuo soccorso. La Bibbia lo dice, il Salmo 91, Egli darà ordine ai Suoi angeli, parla a Gesù. Non importa se in quel momento senti qualcosa, ascolta, Lui ascolta e in quel momento manda i Suoi angeli, cominciano a muoversi in tuo favore. Amen. E la spiegò davanti al Signore, non vuol dire la srotolò. Guarda l'immagine, il Signore prende questo rotolo, va davanti al Signore e glielo apre davanti. Figura di che cosa? Racconta per filo e per segno a Gesù quello che Satana sta facendo alla tua vita. Sento un'unzione incredibile mentre ti sto dicendo queste cose. Amen. Ezechia poteva dire, ma Dio la conosce. Sì, ma quando tu parli, anche Satana sente quello che tu stai facendo. Amen. Lui srotola la mail e dice, Signore, questo è quello che vogliono farci. Dicendo, Signore Dio di Israele, che siedi sopra... I cherubini stavano sopra l'arca nel luogo che è chiamato Caporè, chiamato trono della grazia, o Dio della grazia. Tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi orecchio e ascolta. Signore, apri gli occhi e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib ha mandato per insultare Dio vivente. Signore, ascolta quello che il nemico sta facendo nella mia famiglia. Ascolta quello che il nemico sta facendo nella famiglia dei miei figli. Signore, ascolta quello che il nemico sta facendo nella mia comunità. Vai da Gesù. Amen. Vai avanti. Guarda che meraviglia. È vero, Signore. Guarda, Ezechia non nega quello che è accaduto alle altre città. A volte per noi fede è negare la realtà. È arrivata questa diagnosi di questa malattia, ma io so che non è vero. Questa non è fede. Questa è superstizione. La fede non nega la diagnosi, ma crede che in Isaia 53 c'è una diagnosi superiore. Ho detto in Isaia 53 c'è una diagnosi superiore. Amen. I re d'Assiria hanno devastato le nazioni, è vero? Vedi che la fede non nega la realtà. Hanno dato alle fiamme i loro dei, certo, perché quelli non erano dei. Ascolta, non guardare ciò che è accaduto ad altre persone, perché tu non sai tutto quello che c'è dietro le persone. Ci sono tanti cristiani che sono cristiani professatori. Amen. Ma non sono cristiani possessori. Ma quello prega sempre, quello è sempre in chiesa. Ascolta, le chiese sono piene di credenti nati di nuovo. Le chiese sono piene di credenti non nati di nuovo. Non perché tu dici Signore, Signore che sei nato di nuovo. È solo se il tuo cuore si è reso a Gesù. Amen. Li hanno distrutti, ma ora, Signore nostro Dio, salvaci, te ne supplico dalla sua mano, affinché tutti i regni della terra riconoscono che tu solo, Signore sei Dio. Sta dicendo questo. Se anche tutti i regni sono caduti,
Se anche tutte le città di Giuda sono cadute, io credo che Gerusalemme non cadrà. Amen. E Satana ti dice, e che cosa ha di speciale Gerusalemme? Che cosa hai di speciale tu, più degli altri che sono morti di quella malattia? Semplice, che il Salmo 91 dice che 1000 cadranno alla mia destra e 10.000, ma di tu non sarai colpito. Bene, io sono quel tu. Io sono quel tu. Io non sono quei 1000 e io non sono quei 10.000. Vai dal diavolo e digli, io sono quel tu. Amen. Quella stessa notte. Quando? Di giorno o di notte? La notte è il tempo dove spesso Satana attacca di più la nostra vita. Ma la notte nella Bibbia è anche il luogo dove gli angeli sono più attivi. Vuoi un esempio? Atti capitolo 5. Pietro è in carcere. Arriva un angelo. Quando? Di notte. Gesù risorge che è ancora buio. Ci sono due angeli. Quando? Di notte. Di notte i demoni sono più attivi. Ma di notte gli angeli anche sono più attivi. Amen. E guarda. Tutti stanno dormendo probabilmente a Gerusalemme, qualcuno è sveglio, qualcuno dorme. Il Signore in una notte libera Gerusalemme. È una notte di cui non si parla mai nella Bibbia, ma questa notte ha salvato Gerusalemme e ha salvato noi. Amen. Guarda com'è andata a finire. Quella notte l'angelo del Signore, ascolta, gli angeli sono attivi specialmente. Quando ti svegli la notte, sei angosciato, non riesci a dormire, parla a Gesù. Lui darà ordine ai suoi angeli di custodirti. Lui darà ordine ai suoi, non pregare gli angeli, parla a lui. Lui darà ordine ai suoi angeli. E quella notte, dopo che Ezechia ha parlato a lui, lui dà ordine all'angelo. Applicazione del Salmo 91. Fai un applauso al Signore. Impara questi principi e metti in pratica. L'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri, che era subito fuori Gerusalemme, 185.000 uomini. Come? Lo sappiamo dalle cronache del tempo. Un'epidemia di peste scoppiata in una notte. Tu sei nel tuo letto, tu stai parlando al Signore, vedi solo il tuo letto, la tranquillità della tua camera, ma gli angeli del Signore, su ordine di Gesù, stanno andando a combattere quella malattia. Amen. E quando la gente si alzò la mattina e la sera avevano visto l'accampamento, e quando si alzarono la mattina, ecco, erano tutti cadaveri. Gesù maledì il figo e passò una notte. La mattina dopo Pietro passò e disse, oh, si è seccato. Il Signore lavora nelle tue notti. Amen. La mattina il figo era seccato e la mattina erano tutti cadaveri. Vai avanti. Allora Sennacherib, re d'Assiria, tolse l'accampamento, partì e se ne tornò a Ninive, dove rimase, stai attento, mentre egli stava adorando nella casa del suo dio Nisroch, i suoi figli Adrammelech e Sareser lo uccisero. Sai perché? Non hai conquistato Gerusalemme, hai portato la vergogna nel tuo popolo. Il diavolo viene per coprirti di vergogna, se ne tornerà coperto di vergogna. Amen. Suo figlio Esaradon succedette nel regno. Volete vedere la foto di Sennacherib dopo il fallimento di Gerusalemme? Quanti vogliono vederlo? Vai avanti. Vedi che non ha più la faccia. Il suo popolo cancellò la faccia di Sennacherib perché non aveva conquistato Gerusalemme. Il diavolo perderà la faccia per quanta grazia il Signore farà nella tua vita. Amen. I primi di questa immagine hanno tolto la mano e la faccia. Amen. Posso dirti qualcosa?
Che mano è quella lì? La sinistra o la destra? Ti ricorda niente? Apocalisse 13 obbligò tutti a prendere sulla fronte e sulla mano un marchio. Satana vuole distruggere la mente dell'uomo e fondare la sua religione sul fare, ma la grazia di Dio distruggerà in lui quello che lui vuole distruggere in noi, la sua faccia e le sue opere. Giovanni dice nella sua lettera: per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Wow! Chiudiamo con questo, alziamoci in piedi, l'ultima la leggiamo insieme. Avanti, marciamo. Salmo 91 dice: tu non temerai. E poi dice: nella freccia che vola di giorno. Ascolta, la freccia vola di giorno, la notte li spaventa. Molte cose che vengono nella nostra mente sono solo spaventi, non sono reali. Ti è mai capitato di preoccuparti di cose che non sono avvenute, ma quelle preoccupazioni hanno rubato tempo e salute alla tua e alla mia vita? Parla a Gesù, ricevi la pace e ti addormenterai. La mattina guarderai il campo dei nemici e sarà messo in rotta. Amen. La Bibbia dice che ci fu una notte in cui il popolo passò il Mar Rosso, e la Bibbia dice sul far della mattina, ripetilo con me: il Signore mise in rotta l'esercito, frenò le ruote dei suoi carri, e la mattina, loro la notte passarono, loro la mattina affondarono nel mare. Yes, non tutte le notti vengono per distruggerci, alcune notti vengono per salvarci. Di che non è meravigliosa la grazia di Dio? Vai, va, e chiudiamo con questo. In una notte Gesù salì su un monte dopo la moltiplicazione dei pani, e ci fu una notte di combattimento per i suoi. La barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ti è mai successo che nella vita fai tanto ma non avanzi? Lavori tanto ma non progredisci? Amen? Ti dai tanto da fare con i tuoi figli ma non vedi? È come se tu fai un passo avanti e fai un passo indietro. Fai due passi avanti e fai, ti è mai successo, e fai due passi indietro. E c'è qualcosa che la Bibbia dice che quando il Signore sgridò questa tempesta, disse: taci, calmati. Vi ricordate? I due verbi che lui usa sono gli stessi verbi che Gesù usava nelle liberazioni quando diceva ai demoni: taci ed esci da costui. I due verbi sono fimò e siopao, sono gli stessi due verbi. Vuol dire che quel vento era un vento demoniaco. Ricorda, la parola spirito in greco è pneuma. Pneuma vuol dire spirito, ma pneuma, pneumatico, vuol dire anche soffio. Spesso c'è un'opposizione diabolica alla nostra vita. Amen. Ci sono delle notti in cui è come se la tua vita, tu cerchi di fare, e più, immagina loro, più remavano e più il vento li portava dietro. Più remavano e più il vento li portava dietro. A volte la nostra vita è così. Ma alla quarta... Sapete che ore sono? Le 3 di notte. Ti è mai capitato che l'ora peggiore della notte è circa le 3? Lo sapete perché? Una volta ho chiesto, mi serviva per la liberazione, perché molte persone che sentono tormenti demoniaci vengono svegliate o hanno vessazioni soprattutto intorno alle 3 di notte. Sapete perché? Le 3 di giorno è in cui, l'ora in cui Gesù è morto, ed è l'ora della nostra salvezza. Satana usa l'anticristo, le 3 di notte, per cercare di distruggere la nostra vita. Gesù viene alle 3 di notte, Gesù viene nell'ora più buia della tua vita. Gesù viene nel momento più duro della tua vita. Ascolta, non tu sali da lui, lui, cioè, ma tu parla a lui. Lui era andato sul monte, voglio dirti qualcosa. Lui era lontano da loro. Dal monte i suoi occhi meravigliosi videro la barca dei suoi amici sotto le onde del diavolo. Lui scese il monte, camminando sulle acque. Salmo 29 dice: il Dio di gloria è sulle acque, sulle grandi acque. Camminò verso di loro. E nell'ora più buia, nel momento più pericoloso, quando sembrava che stessero per affondare,
Gesù viene. Amen. Amen. Lascia stare, se non lo senti vicino, lui sta camminando sulle acque verso di te. Amen. Gesù andò verso di loro camminando sul mare, verso 26. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: ascolta, quando siamo nella paura, anche le cose di Dio a volte le scambiamo per cose del diavolo. Amen. Era Gesù, ma loro dissero: è un fantasma. E dalla paura che gli darono, quando siamo nella notte, anche le cose buone sembrano nemiche. Anche le cose che vanno bene, cominci a dire: ma non è che accadrà questo, ma non è che perderò questo. E dalla paura gridarono, ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io. Ma il greco non dice così. Il greco non dice sono io. Il greco dice io sono. Io sono, io sono. Io sono il Dio di Israele. Amen. Sette io sono. Aniha derek. Io sono la vita. Aniha chaim. Io sono la vita. Amen. Aniha emet. Io sono la verità. Nella notte c'è solo uno che devi cercare, ed è lui. Amen. Se sei in una notte così, lascia stare il cellulare, cerca lui. Magari non sentirai una voce in quel momento, ma nel momento in cui tu apri il tuo cuore a lui, come Ezechia aprì tutto quel rotolo fatto di minacce, gli disse: Signore, queste sono le minacce che portano contro di noi. Stai certo che in quel momento lui darà ordine ai suoi angeli di venire da te. E in quella stessa notte l'angelo colpì il Signore. Alziamo le mani e facciamo un grido: alleluia! Più forte! Preghiamo così. Alziamo le nostre mani al cielo, dai. Preghiamo così con Davide. Se dico certo le tenebre mi nasconderanno, a volte la notte sembra che tutto ti inghiotta. È vero o no? Vedi solo buio, vedi solo disperazione, vedi solo la morte dei tuoi cari, vedi solo quella malattia che arriverà alla sua estrema conseguenza. E la luce diventerà notte intorno a me, anche le cose buone. La luce, Gesù, a loro sembrava un fantasma. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. Ascolta, c'è una verità qui. La notte per te è chiara come il giorno. Io vedo buio, ma per te le tenebre e la luce ti sono uguali. Non c'è notte per il Signore. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Un applauso al Signore. Un tempo di ministrazione anche da casa, anche da casa. Alleluia. Per qualche minuto alziamo i nostri occhi e lodiamo nel nostro cuore, con le nostre labbra, il suo nome questa mattina. Grazie Signore, grazie Signore, grazie, perché per te notte e giorno sono la stessa cosa. Grazie Signore. Il Cristo che abbiamo predicato, io, Silvano, Timoteo, non è stato sì e no. Amen. Ma ogni no in lui ha avuto il suo sì. Anzi, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì. La volontà di Dio per la tua guarigione è sì. La volontà di Dio per benedire la tua vita è sì. La volontà di Dio perché ogni maledizione generazionale sulla tua vita sia spezzata è sì. Non sì e no. Sì. Ma per quello non l'ha fatto. Non è un problema tuo. Tu non sei 1000, tu non sei 10.000. Tu sei quel tu. Io non sarò colpito. Amen.
Amen. Io non sono responsabile della fede degli altri, io sono responsabile della mia fede. Io sono quel tu. Dillo al Signore questa mattina: io sono quel tu. E tutte le tue promesse hanno il loro sì. E noi questa mattina vogliamo prendere, come diceva Cristina, una posizione chiara in questo sì, non il doppio seme del sì e del no, a volte sì e a volte no. No, la Bibbia dice: Gesù li guarì tutte. Mai nessuno è andato da lui ed è tornato vuoto, mai. Anzi, Gesù ha sempre fatto più di quello che chiedeva. Dicevano: imponi le mani ai bambini, e lui li prendeva in braccio. Lui ha sempre fatto di più. Ora colui che può fare infinitamente, smisuratamente di più, non di meno, di più di quanto noi possiamo domandare o pensare, a lui sia la gloria. Non all'uomo, a lui sia la gloria. Chiudiamo i nostri occhi. Adesso pregheremo anche per le persone, anche per le sedie. Per chiunque vorrà, ma sappi che il Signore è lì dove sei tu. Chiudi gli occhi e dimmi: Spirito Santo, tu sei qui, tu sei qui, tu sei qui per fare un miracolo nella mia notte, per fare un miracolo. Spirito Santo, grazie per la tua dolce presenza. Grazie perché qui è invisibile, è impalpabile, ma la più grande potenza di tutto l'universo è qui. La presenza dello Spirito non è un terremoto. La presenza dello Spirito non è un fuoco divorante. Non è un vento che spezza le rocce come davanti a Elia. È una brezza leggera. È una voce di silenzio. Ma quella voce di silenzio può spezzare ogni catena. Quella voce di silenzio può guarire ogni malattia. Quella voce di silenzio può liberare ogni prigioniero. A quella voce di silenzio può aprire il grembo di qualunque donna sterile. Quella voce di silenzio può riscattare chiunque, perché il sacrificio, il prezzo che Gesù ha pagato è un prezzo super abbondante. Ascolta, Gesù con il suo sacrificio non ha pagato 100 con 100 al Padre le nostre colpe. Il suo sacrificio è stato infinitamente più prezioso della gravità del peccato di Abramo, di Adamo. Il sacrificio di Gesù eccede in grazia. Lui non ha pagato 100 con 100, 50 con 50, lui ha pagato 20.000 miliardi a 100. Il sacrificio dell'unigenito figlio del Padre ha un valore miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di volte superiore alla colpa di Adamo. È solo tempo, chiesa mia, di mettere la tua fede in quest'opera finita. È tempo di ricevere, ricevere. Lo so che c'è un'unzione forte su di te, ma ricevilo. Tu puoi vedere come la presenza dello Spirito è invisibile, ma sta operando qui. Chiudi gli occhi e apri la tua fede, chiesa mia, perché il Signore sta compiendo miracoli qui. Non mettere il limite tu. Porta tuo figlio davanti al Signore stamattina. Porta quella persona davanti al Signore. Le persone stanno cadendo sotto l'unzione perché il Signore sta toccando, liberando e guarendo. Se cadono accanto a te, aiutali a mettere in terra e poi ritorna ad alzare i tuoi occhi al meraviglioso Salvatore Gesù. Ti chiedo solo questo: non fermare il flusso dello Spirito. Questo non è il momento di parlare tra di noi. Se dovete parlare potete uscire, se dovete andare andate, non preoccupatevi, sentitevi liberi, ma se rimaniamo qui, rimaniamo in questo flusso.
Alleluia! Buona domenica. Che bel tempo di lode, che bel tempo di adorazione. Adesso avremo tempo per la parola di Dio e poi abbiamo promesso ieri sera ministreremo pure le seggio. Amen. Se c'è qualche seggiola con una gamba rotta. Ma ascolta, la cosa più preziosa che possiamo ricevere è la parola di Dio. La lode e l'adorazione sono meravigliose, sono un tempo speciale. L'amministrazione, l'esercizio dei doni spirituali sono qualcosa di necessario, ok? Il Vangelo deve essere dimostrato, non solo predicato. Amen. Ma niente è più importante della parola di Dio. E questa mattina il Signore ha messo nel mio cuore una parola per me, ma voglio condividerla con voi, ed è quella, il Signore mi parlava della chiesa di Bari. Vedi, quando noi veniamo qui veniamo da diverse realtà. Alcuni hanno una comunità ed è ottimo, alcuni non hanno una comunità, alcuni vengono da denominazioni diverse. Ma ascolta, biblicamente, nella visione del Signore, ogni città ha una chiesa. Non 50 chiese. L'uomo divide, ma il Signore continua a vedere in ogni città una chiesa. Biblicamente c'era una chiesa chiamata Chiesa di Galazia, Chiesa di Corinto, Chiesa di Tessalonica, Chiesa di Laodicea, Chiesa di Filadelfia, Chiesa di Tiatiri, amen? Chiesa di Roma, Chiesa di Efeso, non chiese. Amen? In questo momento tu sei nella Chiesa di Bari. Amen? Biblicamente, secondo quello che il Signore vede, e ascolta, Dio non cambia idea, il Signore rispetta le nostre bizze, le chiamiamo in Toscana, non so come le chiamate voi. Le bizze, sai quando i bambini battono i piedi e vogliono fare le cose a modo loro? Amen. E si inventano che devo dividere la mia chiesa perché il Signore mi ha dato una visione diversa. Wait a moment! Dio ti avrebbe dato una visione diversa per dividere in due la tua comunità. Posso dubitare che sia Dio? Amen. Ma il Signore è buono, il Signore ci lascia fare le nostre cose, ma ricorda questo, Lui rispetta certe nostre scelte, ma non cambia la sua idea. Non perché il Signore rispetta, non perché il Signore è paziente, non perché il Signore è un Dio di ipergrazia, adesso sono affari tuoi, Signore, che Lui è d'accordo con tutto ciò che noi facciamo. Amen. E Lui non cambia le sue idee, Lui vede una chiesa in Roma, divisa in varie comunità, ma Lui vede una chiesa. Quando il Signore parlò a Paolo, quando stava per andare a Corinto, gli disse, ascolta, non tacere, ma continua a parlare, perché io ho un popolo numeroso, non tanti popoli numerosi in questa città. Amen. Quanti popoli in una città? Un popolo. E io sono certo di quello che la Bibbia dice nel libro dell'Ecclesiaste. La Bibbia dice che il Signore riporta le cose del passato. E io sono certo per questo che prima che Gesù ritorni, la Chiesa sarà restaurata in questo. E ogni città avrà una Chiesa. Come farà? Non lo so. È un lavoro suo e non lo invidio in questo. Ma so che Lui lo farà, perché Dio è fedele. Amen? Amen? Ok, iniziamo. Questa mattina parleremo di notte, è un ossimoro, parlare di notte la mattina, ma riprenderemo qualcosa che abbiamo condiviso ieri sera, abbiamo visto che l'avremo finito questa mattina e poi avremo un tempo di ministrazione. Poi avremo un tempo di ministrazione, dammi una mano, sorella. Amen. Ok, ascolta, esiste una notte fisica, ma esiste anche una notte nella nostra vita. Amen. Ieri sera abbiamo visto senza ombra di dubbio e senza ombra di no che la volontà di Dio di benedire ogni nostra via è sempre nel sì. Amen. Amen. E la Bibbia dice per questo da noi sale l'amen. Fallo salire un amen. Amen. Ok. La volontà di Dio di benedirti è nel sì. La parte nostra è nel l'amen. Ricorda questo, noi siamo salvati per grazia attraverso fede.
Questo principio vale per ogni cosa, non solo per la salvezza, per la nuova nascita. Il principio attraverso cui il Signore ci benedice è per grazia, cioè non per i tuoi meriti, non per i tuoi sforzi, non per le tue capacità, ma per il mio lavoro finito. Io rubo. Ma attraverso fede. E questa è una cosa importante, perché grazia e fede vanno sempre insieme. Amen. A volte, quando non si ha radici profonde nella parola di Dio, nel Vangelo, si rischia di prendere delle derive. Ad esempio, di credere che siccome il Signore ha finito il lavoro per noi e siccome Lui ha fatto ogni cosa, in automatico le persone ricevono automaticamente la salvezza. Questo non è l'insegnamento della Scrittura. La Bibbia dice in Romani 5 che la morte si è estesa automaticamente per il peccato di Adamo su ogni uomo. Ogni uomo che nasce da una donna, c'è qui qualche uomo o donna che è nato da qualche donna? In Toscana si nasce sotto le donne. Amen. Anche qua. Nasce in Adamo. Amen. La salvezza è una proposta. Tutto ciò che è schiavitù si estende senza il tuo permesso. Amen. Noi non abbiamo avuto una colpa diretta per essere nati in Adamo, ma siamo discendenti di uno che ha peccato, e per quell'uno che ha peccato nel sangue e nella stirpe è entrato il peccato e si è tramandato di generazione in generazione fino ad oggi. Amen. E Paolo dice a Romani 5, per quanto riguarda la giustificazione, cioè la salvezza, non funziona così. Quella è una libera scelta. La Bibbia dice molto chiaramente, chiunque crede in Lui, non chiunque, chiunque crede in Lui. Ecco perché l'universalismo è una dottrina eretica e pericolosa. Tutti sono salvati in automatico per il sacrificio di Cristo? No, perché noi siamo salvati per grazia attraverso fede. Amen. Chiunque avrà creduto. Che cosa accade a quelli che non hanno potuto sentire il Vangelo? Sai quel famoso che è nato in quell'isola deserta? Perché noi andiamo sempre a prendere i casi estremi. Amen. A noi piacciono i casi estremi, quelli impossibili. La domanda dalle 100 pistole. Ma se uno è nato in un atollo dove non c'è nessuno, e dove non è mai andato nessuno, e dove non arriverà mai nessuno, la mia domanda è come ha fatto a nascerci. E in qualche modo è arrivato, non ha mai sentito il Vangelo, Dio lo manderà all'inferno. Ascolta, il Signore lo giudicherà secondo il suo cuore, e non è un affare né mio, e non è un affare tuo. Amen. Amen. Quello che spetta a me e a te è quello che Gesù ci ha comandato di fare. Andate e predicate questo Vangelo a ogni nazione. Siamo qui per farlo. Amen. Ma vedi, il fatto che la volontà di Dio sia di averci benedetto, non di benedirci, ma di averci benedetto. Benedetto sia il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetto. Questo non vuol dire che non passeremo alcune notti. Abramo era benedetto in ogni cosa e ha attraversato due carestie. Isacco è stato benedetto in ogni cosa. La Bibbia dice che addirittura diventò ricchissimo. A proposito, io non credo nel Vangelo della prosperità. Non esiste un Vangelo della prosperità. Esiste il Vangelo della grazia di Dio in Gesù Cristo. Non esiste il Vangelo. Il Vangelo della prosperità è una deriva americana, come tante porcherie purtroppo, tra le cose buone che hanno. Ogni tanto qualche schifezza arriva in Italia. Sembra che passino l'Atlantico solo le schifezze. Halloween è arrivata subito, i risvegli ci mettono un po'. Amen. Vabbè. Non esiste un Vangelo della prosperità, perché il Vangelo della prosperità mette l'accento sui beni materiali. Il Vangelo mette l'accento su Gesù Cristo. Ma la conseguenza di un Vangelo centrato è che il Vangelo porta, e nella storia ha portato, prosperità in ogni posto dove è arrivato. Amen. Ma non esiste un Vangelo della prosperità. Il nostro focus non è sulla benedizione, il nostro focus è su Gesù. Amen. Amen. Ma nonostante Isacco fosse un uomo benedetto in ogni cosa, ha passato la carestia. Vi ricordate, il Signore disse non scendere in Egitto. Giacobbe ha passato una
carestia. Quando Giuseppe era in Egitto, la Bibbia dice che su Canaan venne una carestia che durò molti anni. Amen? Elia ha passato una carestia, Eliseo ha passato una carestia. Ci sono il fatto che passiamo dei momenti, dei periodi, che possono essere più o meno lunghi, dove c'è una notte, non vuol dire che non siamo benedetti. A volte è proprio perché siamo benedetti. Ma ricorda questo? La benedizione si rivela in quella notte. Iniziamo da qui, Salmo 16,7. Benedirò il Signore che mi consiglia. Guarda che meraviglia questa promessa. Anche il mio cuore mi istruisce di notte. Nell'ebraico è un po' diverso, nell'ebraico è anche di notte. Il mio cuore mi istruisce. Ok, questo vale per la notte fisica, per le notti, ma vale anche per la notte a volte della nostra vita. Ci sono notti che il Signore permette, non manda, permette, lui è il Signore della luce, non delle tenebre. La Bibbia dice che quando Gesù tornerà non ci sarà più notte. Amen. Lui sarà la luce, la lampada per sempre. Wow. Ma la notte spesso è un tempo in cui il Signore istruisce il nostro cuore. Ti capita mai di svegliarti a volte la notte? Ok, se non dormi mai, dopo ti ministro. Ok? Non dire, oh, io non dormo mai, quindi il Signore mi istruisce ogni notte. No! Ma ci sono delle volte in cui ti svegli la notte, non hai sonno. Ok? E cosa, la prima cosa che facciamo è, dov'è il mio cellulare? Tutti siamo qui, anche io sono così. Ascolta, ci sono delle volte in cui il Signore ti sveglia per parlare al tuo cuore. Amen? Perché? Perché la Bibbia dice nel libro di Giobbe, al capitolo 33, non lo porto perché voglio andare su altre cose, nel capitolo 33 dice che quando un sonno scende sui figli degli uomini, il Signore parla al loro cuore, ascolta qui, per allontanare l'orgoglio dal loro cuore. Che meraviglia. Amen. L'orgoglio è il nostro più grande nemico. Amen. Il messaggio che dice... Sì, noi crediamo nella grazia di Dio, ma noi dobbiamo anche fare, è fondato su una cosa sola, l'orgoglio dell'uomo che non accetta di non dover fare qualcosa. Amen. Amen. È mascherato di pietà, è mascherato di religiosità, ma sotto all'orgoglio, la difficoltà, sai qual è? È l'orgoglio di quando qualcuno ti fa un regalo, la prima cosa che ti viene da dire è, anch'io lo faccio. No. Amen. Perché Gesù ha detto di tornare come bambini? Perché a un bambino quando fai un regalo lo prende e dice dov'è l'altro? Fai vedere l'altra mano. È vero o no? Ma noi abbiamo difficoltà a prendere e vogliamo subito sdebitarci, vero o no? Adesso devo fare anch'io qualcosa per lui. Guarda il modo naturale che abbiamo di lui. Mi ha fatto un regalo, adesso vado a casa e vado a comprare ed è buono. Ok? Ma nasconde la nostra difficoltà di ricevere gratuitamente. Ed ecco perché spesso abbiamo difficoltà nel dare, perché Gesù ha detto, se imparate a ricevere gratuitamente, imparerete a dare gratuitamente. Amen. Amen? Meraviglioso che sia. Ma a volte ci sveglia la notte, se non è una cosa continua, cosa che dovremmo fare? Signore, che cosa vuoi dirmi? Sai, la Bibbia dice nel libro di Esther, che una notte il re Assuero non riusciva a prendere sonno, e non aveva l'iPhone. E allora... cominciò a ragionare così, ma chi c'era dietro? Il Signore. E disse, chiamò un suo servitore e disse, portami il libro delle memorie. Era un libro, una specie di archivio, dove si prendevano nota delle cose che venivano fatte nel regno. E sfogliandolo trovò la pagina dove erano stati fatti i ringraziamenti alle persone che avevano fatto del bene al re. E trovò un personaggio che si chiamava Mardocheo. E questo Mardocheo, che era lo zio di Esther, aveva sventato un attentato contro il re. E il re Assuero dice al suo, e nota, Assuero non è un credente. Amen? È un pagano. Dio non parla solo ai credenti. Assuero non era un credente. Ma lui dice, ma questo Mardocheo si è fatto qualcosa per lui? Nota, Aman stava tramando per uccidere Mardocheo. Amen? Il Signore sveglia Assuero di notte, il re,
e mette nel suo cuore di aprire il libro dei ricordi e trova Mardocheo. Ascolta, quando Dio vuole salvarti, Lui sa come fare. Amen. Amen. Riposati, perché Lui sa come fare. E il servitore dice, no, non è stato fatto niente. Allora quest'uomo va ricompensato, lo chiama, lo fa vestire, vi ricordate, in abiti regali, lo fa mettere sopra un cavallo, tutto lo suolo davanti a lui, lo fa camminare per le vie della città e tutti gridavano, così si fa a colui che il re gradisce, così si fa a coloro che il re del cielo gradisce. Amen. Amen. In quella notte il Signore parlò a Assuero, e così ci sono tanti esempi. Quando la notte ti svegli, chiedi al Signore, che cosa vuoi dire a me? Amen. La notte siamo più ricettivi, ok? Vai, va. Guarda una notte di Abramo. Ieri sera abbiamo visto che Abramo è il nostro esempio. Amen. A proposito, nel Vangelo di Giovanni sono raccontate 7 notti. La prima, ad esempio, è la prima Nicodemo va da Gesù di notte, vi ricordate? La quinta, ad esempio, il tradimento di Giuda. Nel Vangelo di Giovanni ci sono 7 notti. Nel Vangelo di Giovanni ci sono 7 miracoli, che sono 7 segni. Nel Vangelo di Giovanni ci sono i 7 io sono. Gesù per 7 volte dice, io sono la vera vita, io sono la porta delle pecore, io sono la resurrezione e la vita, io sono il pane disceso dal cielo, io sono il buon pastore. Amen? 7 volte, 7 è il numero della perfezione. Ci sono 7 notti, ci sono 7 segni, ci sono 7 io sono. Okay? Ma anche Abramo ha passato una notte, e in Genesi 15:1 è scritto dopo questi fatti. Quali sono i fatti? Ragazzi, questi fatti sono fatti trionfanti. Abramo è appena tornato dalla vittoria su alcuni re, da solo ha ripreso Lot, ha sconfitto dei re, ha incontrato Melchisedec. Amen? Melchisedec gli ha dato la cena del Signore e lui ha dato la decima. Torna, ragazzi, da una campagna piena di vittorie. Amen? Spesso dopo una grande vittoria viene una notte. Amen. E quando viene la notte, non credere che il Signore si sia allontanato, il Signore è con te di notte. Amen. Amen. Ma la notte è un tempo, ascolta, in cui le paure si amplificano. La notte è un tempo in cui se hai dei dolori fisici, i dolori si amplificano. Hai notato? Quando una persona è malata grave si dice, non sappiamo se riuscirà a passare la notte, perché anche biologicamente il corpo risponde in modo diverso. La notte, se hai una preoccupazione, diventa enorme. È vero o no? Se hai un pensiero, una paura, la notte diventa sempre gigantesca. Vedremo alla fine perché. Dopo questi fatti, cioè dopo questa vittoria, la parola del Signore fu rivolta in visione. Ascolta, non in sogno. Abramo in questa notte non sta dormendo. Amen? Impara a guardare i particolari della Bibbia. Non dice in sogno, dice in visione, dicendo non temere Abramo, la notte è sempre il tempo della paura. Amen. La notte spesso pensieri vengono nella nostra mente, paure vengono nella nostra mente, ma ci sono anche dei tempi che sono notti. Hai mai passato quei tempi? Sì, sicuramente sì, dove senti che è una notte, sei entrato in una fase di notte, non vedi direzione, ok? Non riesci a sentire la presenza del Signore, è come se qualcosa di buio fosse venuto sulla tua vita. Ehi, non vuol dire che non sei benedetto, la tua benedizione si vedrà in quella notte. Amen. Non temere Abramo, io sono il tuo scudo. È bellissimo, sapete perché? La parola scudo in ebraico si dice magen. Magen non è lo scudo come noi lo abbiamo imparato dai romani, sapete lo scudo. Magen è uno scudo che ti circonda tutto intorno, che ti protegge completamente. Amen. Guarda questo, io sono il tuo scudo. Ascolta, non la chiesa è il tuo scudo. Noi abbiamo insegnato, se tu lasci la chiesa perdi la tua protezione. No, se tu lasci la chiesa perdi una famiglia. Ma se questa famiglia non è una famiglia ma è una setta, vatta. Ascolta, il tuo scudo è Dio, non la Chiesa. La Chiesa è importante, sì, ma non abbiamo bisogno, per convincere i figli di Dio che la Chiesa è importante, di attribuire alla Chiesa cose che la Chiesa non ha. Mai la Bibbia, mai, mai, prova a dirlo, mai, dice una sola volta che la Chiesa protegge, mai.
La Chiesa è come una famiglia, è buono vivere in famiglia, sì, non è meraviglioso stare insieme stamani? Poterci amare gli uni gli altri, poterci benedire gli uni gli altri, poterci servire gli uni gli altri, ascoltare le predicazioni di Walter Bianco, ascoltare un fratello che porta il Vangelo, è meraviglioso stare in Chiesa. Amen. Si esercitano i doni, si dovrebbero esercitare i doni dello Spirito, si riceve stando in Chiesa? Certamente sì. Nessuno sta dicendo che la Chiesa non è importante, ma la Chiesa non è il tuo scudo. Se tu lasci una comunità, non credere, ascolta, ricorda che ciò che credi, ciò che ricevi, non credere che adesso sei senza protezione e il diavolo è lì con l'arco come Apollo a lanciarti, non è così. Non è così. Io sono il tuo, il Signore è il tuo scudo. Amen. E il Signore non è che quando esci di qui fuori non c'è. Amen. Ci credi che anche fuori? Amen. A volte entriamo nei luoghi di culto e si parla piano. Poi appena siamo fuori, allora possiamo parlare di calcio. No, perché qui c'è il Signore, fuori no? E la tua grandissima ricompensa. La traduzione italiana dice, la tua ricompensa sarà grandissima. L'ebraico non dice così. Dice, io sono il tuo scudo e io sono la tua grandissima ricompensa. Qual è la differenza? Che la tua grandissima ricompensa, la tua ricompensa sarà grandissima, mettere attenzione sulla ricompensa. Mentre qui mettere attenzione su io sono la tua. Posso dirti qualcosa? E chiudo subito l'argomento. Non dice eredità. Dice ricompensa. Ascolta, una cosa è l'eredità, una cosa è la ricompensa. L'eredità è sicura per tutti i figli, dice Paolo in Romani 4, perché per il lavoro finito di Cristo, perché siamo figli di Abramo. Quella è l'eredità. Siamo figli di Dio, siamo benedetti in ogni cosa, abbiamo la vita eterna, il perdono totale dei nostri peccati. Amen. Abbiamo l'autorità di figli di Dio, tutto quello che tu vuoi. Poi c'è anche una ricompensa. Ricompensa è ciò che ti viene dato per qualcosa che tu fai. Amen? Quello che io faccio questa mattina non aumenta la mia eredità. La mia eredità ce l'ho come figlio di Dio, anche se non viaggiassi per tutta l'Italia. Ma c'è una ricompensa. Amen? Perché questa ricompensa? Sai perché? Perché nel verso prima la Bibbia dice che Abramo, senza che nessuno glielo chiedesse, dette a Melchisedec la decima di ogni cosa. E quello stesso Dio che si era manifestato in Melchisedec gli disse, e la tua ricompensa sarà grandissima. Ascolta, la decima oggi non è un obbligo. Senti che silenzio. Non preoccuparti, non ti chiedo la decima, nessuno ti può chiedere la decima. Melchisedec non ha chiesto la decima ad Abramo. Melchisedec è Cristo. La domanda, se Cristo non gliel'ha chiesta, come può un uomo chiedertela? La decima è la libera risposta dell'uomo, se vuole, al dono totale di Cristo. Cristo nel pane e il vino fa vedere il dono totale di sé e Abramo sceglie di dare la decima. Se tu non dai la decima non sei maledetto, ma Malachia 3:10 dice siete maledetti. Ehi, Malachia è sotto la legge. Galati 3:13 dice Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, quindi ci ha riscattati anche dalla maledizione del non dare la decima. Se Abramo non avesse dato la decima a Cristo, ascolta, non sarebbe stato maledetto, perché Abramo non è sotto la legge. State seguendo? Ma poiché lui ha scelto di darla, il Signore ti dice io sono il tuo scudo e questa è la tua eredità, ma io sono anche la tua ricompensa. Amen. Chiudo subito l'argomento. Vai avanti, verso 4. Allora, voglio dirti qualcosa che ti parlerà. Dal verso 2 al verso 3, ma voglio andare più veloce. Abramo parla al Signore in questa notte e gli dice, Signore, io me ne vado senza figli, ti ricordi? E il mio erede sarà Eliezer di Damasco. Posso dirti qualcosa? Aveva appena visto un trionfo. Aveva appena visto i re nemici sconfitti. Aveva appena riscattato Lot. Aveva appena visto Gesù prima dell'incarnazione in Melchisedec, tornava da un trionfo, ma nel suo cuore c'era ancora un dolore. A volte noi siamo così. Abbiamo visto trionfi della fede, ma c'è qualcosa che ancora non si è adempiuto. E il cuore di Abramo non dorme, perché passano gli anni e ciò che lui desiderava più di ogni altra cosa,
un figlio suo, ancora non è venuto. E Abramo parla al Signore e gli dice: Dio, che mi darai? Ascolta, porta i tuoi dolori al Signore, non all'uomo. Ascolta, porta il tuo dolore al Signore. Nelle notti in cui non dormi, se tu parli al Signore del tuo dolore, Lui prenderà il tuo dolore e ti darà il suo riposo. E guarda cosa fa il Signore, guarda la delicatezza di Dio. Questa è una notte insonne, siete con me? Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi, cioè Eliezer, non sarà il tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà il tuo erede. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Dio parla al Signore di notte. Amen? Quando non c'è nessuno, quando sei nel tuo letto, non riesci a dormire, parla a Lui. Digli: Signore, io ho questo dolore per mio figlio. Ho questo dolore per mia figlia. Colui che tu ami è ammalato. Parla a Lui nella notte. Amen? Poi lo condusse fuori. Abramo viveva nelle tende. Il Signore dice: esci un attimo dalla tenda. Ascolta, ci sono delle situazioni in cui vediamo solo il nostro dolore. A volte il Signore ti dice: togli un attimo i tuoi occhi. Amen? Togli un attimo i tuoi occhi dal dolore. Guarda il cielo. E Safar, le stelle, che vuol dire racconta le stelle. Sapete, nelle stelle, nelle costellazioni, non nell'astrologia, che è demoniaca. L'astrologia è una scienza demoniaca fondata sulle stelle. Il Vangelo ti fa vedere chi c'è dietro le stelle, il Dio che è al di sopra delle stelle, e gli fa leggere la storia del Vangelo nelle stelle, dalla Vergine nel calendario ebraico, Rosh Hashanah, cioè il calendario, il capodanno è a settembre. Settembre è il mese della Vergine. Amen? Quindi si inizia con la Vergine e si finisce con leone. Il parto virginale è Gesù che ritorna come un leone. Guarda questo, ascolta, il Signore gli dice: togli un attimo gli occhi dal tuo problema e metti gli occhi sul Vangelo. La notte non riesci a dormire, comincia a meditare il Vangelo. Signore, grazie che hai dato la tua vita per me. Signore, grazie che hai pagato ogni mio prezzo. Signore, grazie che in te sono benedetto e ogni benedizione nel luogo celeste. Signore, grazie che il tuo lavoro perfetto mi ha reso figlio. Grazie perché sono nella benedizione di Abramo. Metti gli occhi sul Vangelo nella notte. E anche nella notte della tua vita, quando passi un periodo buio, io ne ho passati, amen, io so che ne avete passati anche voi, c'è solo una cosa su cui il Signore ti dice di mettere gli occhi, ed è sul Vangelo di suo figlio. Amen. Mettiti degli insegnamenti che parlano nel Vangelo e fatti delle trasfusioni di Vangelo. Amen. Guarda il cielo, tale sarà la tua discendenza. Amen. Vai avanti. Voglio dirvi qualcosa su notte e luce. Gesù ha detto in Giovanni 8:12, ok, Giovanni 8:12 è il primo verso dopo la storia dell'adultera. Vi ricordate la storia dell'adultera? Una donna viene beccata con le mani nel marmellato. Il problema è che viene portata solo la donna, ma non viene portata la marmellata. Amen? L'uomo non c'è, perché forse era uno di loro. E allora, siccome era amico degli amici, viene portata solo la donna. E sapete, c'è tutta la manfrina, il fine non era il bene della donna. Il fine era accusare Cristo. Amen? E quello spirito è ancora oggi presente, purtroppo. Amen? Il fine di certi personaggi è di farti cadere, non aiutare la tua santificazione. Quelli che vengono a dire: fratello, ma il Signore ti chiama a santificarti, a loro non interessa assolutamente niente della tua santificazione. Cercano soltanto un motivo per sfogare l'odio che nasce dalla loro religiosità. Amen? Subito dopo, dice così, Gesù parlò a loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Questo è uno dei sette io sono nel Vangelo di Giovanni. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà... Ascoltami, non dice chi si comporta bene. La mia domanda che ti faccio, la domanda che ti faccio è: che cosa vuol dire seguire Gesù? E subito la risposta è ubbidire ai comandamenti di Dio. No! No!
Perché se fosse questo, noi metteremo l'attenzione su di noi. Ma Gesù non mette l'attenzione su di noi, lui mette l'attenzione su di sé. Chi mi segue? Ti faccio una domanda, quella donna ha messo in pratica la volontà di Dio? No, perché ha trasgredito il comandamento che dice non commettere adulterio. Ma a un certo punto si è trovata davanti a Gesù e si è trovata nella luce, e quando tu sei nella luce nessuno può accusarti. Amen. Amen. Chi mi segue vuol dire chi cammina con me ogni giorno. Lo stesso Giovanni dice così, guarda nella prima lettera di Giovanni, lo stesso Giovanni, prima Giovanni 1:7, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato. Interpretazione religiosa: se camminiamo nella luce, se non pecchiamo mai. Ma Gesù non ha detto se non peccate mai, Gesù ha detto chi mi segue. No, perché se tu pecchi, tu cammini nelle tenebre. No! Sai perché? Perché se fosse così, nessuno al mondo camminerebbe nella luce. Davanti a Dio non c'è distinzione peccato bianco, peccato rosso. Peccato piccolo, peccato grande. Adamo non ha ucciso Eva. Forse sarebbe stato meglio se l'avesse fatto prima. No, Dio benedica le sorelle. Sapete la storia del viaggio dell'Apollo 11 nello spazio? Houston, abbiamo un problema, lo sapete, lo conoscete. La navicella nello spazio, a un certo punto non funziona più la strumentazione. Gli astronauti chiamano Houston e dicono la famosa frase: Houston, abbiamo un problema. Ora, guarda, immaginati, invece di astronauti, sono astronauti. Houston, abbiamo un problema. Qui Houston, qual è il problema? Niente. Houston, dici qual è il problema, dovresti saperlo da solo. Gloria a Dio per le sorelle, facciamo un applauso per le sorelle. Ascolta, se camminiamo nella luce, non guardare me, guardali un attimo, guarda il testo. Se camminiamo nella luce, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Domanda: ma se camminare nella luce vuol dire non peccare, da quale peccato mai dovrebbe purificarci il sangue di Gesù? Ci avevi mai fatto caso, dire bene. Se camminare nella luce vuol dire non peccare, vuol dire comportarsi perfettamente, da quale peccato mai allora dovrebbe purificarci il sangue di Gesù? Amen. Però se tu cammini con Gesù, il peccato avrà sempre meno spazio nella tua vita. Amen. Più Gesù occupa spazio nella tua vita, meno spazio ci sarà per il peccato. Guarda questo, veloce, veloce. Sempre Giovanni. 14:15. Ah, ma qui arriva subito il fratello con la Bibbia sotto il braccio, la nuova iper super diodatissima. È la nuova versione, la super diodata. Se voi mi amate, osserverete i miei. Vedi? Come lo leggi tu questo? Se osservate i miei comandamenti vuol dire che mi amate. No, Gesù non ha detto questo. Gesù ha detto: se voi mi amate, come conseguenza sarete portati a seguire i miei comandamenti. Vedi che l'attenzione non è sul seguire i comandamenti, l'attenzione è su Lui. Se camminate con me, inevitabilmente amerete gli altri. Amen. È una conseguenza della grazia, non è la causa della grazia. Amen. Non vuol dire pecca liberamente, tanto sei nella luce. No, se tu cammini nella luce, il sangue di Gesù, sapete che, torna un attimo indietro, quel purifica, nel greco originale è un indicativo presente. Nel greco l'indicativo è un'azione continuativa, vuol dire che il Signore ogni giorno continua a purificarti, continua a purificarti, continua a purificarti, non smette mai di purificarti. Wow, non è meraviglioso? Vedi, non dice perdonarti, perché tu sei stato perdonato una volta per sempre, ma ci sono le conseguenze del peccato. Amen. Da quelle
il sangue di Gesù, se tu cammini nella grazia di Dio, continua a pulirti, continua a pulirti. Amen. Andiamo verso la fine. Torna un attimo indietro. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Vuol dire, se voi mi amate, di conseguenza, come fatto naturale, seguirete. Quali sono i suoi comandamenti? Non dice i comandamenti, dice i miei comandamenti. Quali sono? Ama il Padre, amate gli uni. Questo è l'adempimento della legge. Mimmo dice così. L'amore è l'adempimento della legge. E poi dice così. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che stia con voi per... Ah, non fino al primo peccato. Per sempre, voce del verbo sembrare. Per sempre. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, io vi darò un consolatore. Non vuol dire, se voi mi amate, lo dimostrerete seguendo i comandamenti. Io come premio vi darò lo Spirito Santo. Allora vuol dire che è per opere. Invece guarda cosa dice Galati, la Bibbia non si contraddice mai. Galati 3:2. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge, seguite i comandamenti o mediante la predicazione della fede. Qual è la risposta? La seconda. Ecco che Gesù non voleva dire metti in pratica i comandamenti e allora si vedrà se mi ami. No, lui voleva dire metti la tua fede in me e di conseguenza quello che tu credi è il modo in cui vivrai e io ti darò il mio Spirito. Amen. Amen. Facciamo un applauso. Ok, con questo chiudo. Applicazione pratica. Voglio farti vedere una notte. Quali sono pronti a vedere una notte? C'è una notte nella Bibbia che pochi conoscono. Questa notte è stata una notte drammatica. Se il piano di Satana fosse andato a compimento, noi non saremmo qui. Noi parliamo spesso di Aman, che voleva sterminare il popolo ebraico, del faraone, ma nessuno parla mai di Sennacherib. È una cosa su cui non si predica mai, ma questo evento rischiava di cancellare Gerusalemme dalla faccia della terra. E ascolta, se non c'è Gerusalemme, non c'è il Calvario. Se non c'è Israele, non c'è il Messia. Amen? E se non c'è il Messia, non c'è la salvezza. Guarda cosa Dio può fare in una notte della tua vita. Alza la mano e dimmi sono pronto a prenderlo. Continua a predicare a Biancarana, stai andando alla grande. Questo lo faccio io. Il 14° anno del re Ezechia Sennacherib. Ok, in che anno siamo? Sennacherib è il re dell'Assiria. L'Assiria ha appena conquistato Babilonia. Okay? Si è formato insieme l'impero assiro-babilonese. Sennacherib, il re di Assiria, diventa re intorno al 709 avanti Cristo e regna fino al 684 avanti Cristo. Siamo intorno al 690 avanti Cristo. Re d'Assiria marciò contro tutte le città fortificate di Giuda. Ascolta, Giuda è il regno dove c'è Gerusalemme. Amen? Dalla tribù di Giuda chi viene? Satana attraverso la Siria sta puntando a conquistare Giuda. Se Giuda e Gerusalemme viene conquistata, non verrà il leone della tribù di Giuda. Nessuno mai insegna su questo. Ma questo è stato uno dei momenti in cui Satana ha sferrato l'attacco principale per togliere di mezzo la possibilità di far venire il Messia sulla terra. Ci sono momenti, dei momenti, grazie a Dio pochi, in cui Satana sferra un attacco campale contro la nostra vita. Per me è stato l'anno 2015, ma ognuno di noi può vedere qual è il momento in cui sembra che tutte le armate dell'inferno si siano coalizzate contro di te. C'è qualcuno in Puglia che ha vissuto, magari sta vivendo questo, grazie a Dio poco, e le conquistò. Che cosa fece? Guarda questo, vai avanti, due re, verso 18, il re d'Assiria da Lachis. Voglio dirvi questa cosa perché è una cosa interessante. Mandò a Ezechia, Ezechia re di Giuda, il generale in capo, il capo delle guardie e il gran coppiere, manda tre persone, ok, a fare l'ambasciata. Essi salirono e giunsero dove? A Gerusalemme. Gerusalemme era l'obiettivo finale di Sennacherib. Dietro a cui chi c'era?
Satana. Quando arrivarono, si fermarono presso l'acquedotto dello stagno superiore che è sulla strada del campo del lavandaio. Ok, una cinquantina di anni fa sono stati fatti degli scavi nella città più importante di Assiria, Babilonia, la zona dove c'era Babilonia, e sono state trovate, è stato trovato un tempio rivestito di bassorilievi dove si racconta questa storia che è nella Bibbia. Ti faccio vedere una foto, vai avanti. Ok, vedete questo, queste lastre sono state prese e sono state portate in Inghilterra, perché è stato trovato dagli inglesi e si trovano oggi esposte nel British Museum di Londra. Quindi se vai a Londra, c'è qualcuno in programma andare a Londra? No. Okay. Se vai a Londra vai al British Museum a vederlo. Vedete, ci sono a sinistra dei personaggi, vedete con che cappello è punta? E quelle due persone sdraiate. Questo rappresenta la conquista di Lachis. Lachis è una città di Giuda che è stata conquistata dagli Assiri. Sapete cosa hanno fatto gli Assiri agli ebrei? Vedi, stanno, li tengono per i piedi. Gli Assiri facevano questo, prendevano gli uomini, scorticavano i piedi, toglievano la pelle, i muscoli e lasciavano le ossa, da svegli ovviamente, da svegli, e quando le ossa dei piedi erano nude, sbriciolavano le ossa dei piedi. Posso dirti qualcosa? Immaginati che questa notizia si diffonde nelle città di Giuda. Terribile. E vedete, si vedono qui gli Assiri. Gli Assiri hanno... Vedete, gli ebrei hanno le barbe lunghe? Ok? Questi sono gli ebrei che stanno scorticando. Questa è la rappresentazione di Lachis. Ma non successe solo a Lachis, successe in tutte le città di Giuda. Vai avanti. Guarda. Questi sono gli ebrei che vengono portati in ginocchio davanti al re di Giuda, vengono portati, deportati e umiliati davanti a Sennacherib. Questo è successo a Lachis ed è successo in tutte le città di Giuda. E ovviamente la notizia dove arriva? A Gerusalemme. Vai avanti. Allora Rabsache è il capo dell'esercito, è uno dei tre che il re Sennacherib ha mandato a Gerusalemme. Stando in piedi gridò ad alta voce, disse in lingua giudaica. Immagina questo. Tutti sanno quello che è accaduto nelle città di Giuda, come le città di Giuda sono state conquistate e come gli ebrei sono stati trattati, come avete visto prima. Loro arrivano davanti a Gerusalemme e sulla parte alta di Gerusalemme Rabsache fa questo discorso. Udite la parola del gran re, del re d'Assiria. Ascolta ciò che Satana dice alla tua vita. Non vi inganni, Ezechia. Ezechia è il re di Giuda. Amen? Ezechia era un uomo di Dio. Ezechia aveva fede che il Signore avrebbe protetto Gerusalemme. Perché egli non potrà liberarvi dalle mie mani. Non ascoltare quello che il pastore ti ha detto. Perché questo che sta accadendo a te e ai tuoi figli non sarà risolto dal Signore. Mai sentito questi pensieri nella tua vita? La Bibbia dice, per bocca di Paolo, che ciò che accade nel Vecchio Testamento è accaduto come esempio per noi. Vai avanti. Qualcuno degli dei delle nazioni ha forse liberato il suo paese dalle mani del re d'Assiria. Non solo Giuda era stata conquistata, anche tutti i territori del Medio Oriente erano caduti tutti sotto il potere del re d'Assiria. Dove sono gli dei di Kamat e di Arpad? Dove sono gli dei di Sepharvaim, di Era, di Iva? Hanno forse liberato Samaria dalla mia mano, ma anche Samaria era caduta sotto gli Assiri. Fra tutti gli dei di quei paesi, quali sono quelli che hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Hai visto che cosa è accaduto a quel tuo amico credente? Si è ammalato, il Signore non l'ha guarito. Hai visto che cosa è accaduto a quella persona che va tante volte in chiesa? È successo quello a suo figlio e Dio non l'ha liberato. E tu guardi quello che è accaduto alle persone e la tua mente comincia a dire: quella persona credeva in Dio, se è accaduto a lei può accadere a me. Ecco perché io ieri sera ho iniziato dicendo: non vivere la tua fede partendo dalla mente, parti la tua fede partendo dal tuo spirito. Il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano? Se è accaduto a tutte le persone che conosci, tu credi che tu sarai l'eccezione? Quante volte nella nostra mente? Amen? Sì, io so cosa dice la parola di Dio, ma ho visto quello che è accaduto ad altri. Vai avanti. Ok.
Guarda che meraviglia. Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri. Loro hanno letto una lettera. Le lettere erano un rotolo, ok? Ha preso la mail e guarda cosa ha fatto. La lesse. La fede non nega la realtà. Amen. Poi salì alla casa del Signore. Ehi, non andò dai suoi collaboratori. Da chi andò? Dal Signore. A volte i fratelli mi dicono, che cosa devo fare? E io so che la risposta che do può sembrare banale, ma è la verità. Vai da Gesù. Vai da Gesù. Ma io sono andata da Gesù, ma non mi ha detto niente. Ascolta, ma ti ha ascoltato. E probabilmente quello che ha ascoltato, la risposta ti arriverà attraverso un ministro. Amen. La risposta, vi ricordate quando Mardocheo dice a Ester, ascolta, se tu taci, soccorso e aiuto verranno a Israele da qualche altra parte. Tu non sai da dove Dio manderà la liberazione, ma la cosa è certa, quando parli a Gesù, lui darà ordine ai suoi angeli di venire in tuo soccorso. La Bibbia lo dice, il Salmo 91, egli darà ordine ai suoi angeli, parla a Gesù. Non importa se in quel momento senti qualcosa, ascolta, lui ascolta e in quel momento manda i suoi angeli, cominciano a muoversi in tuo favore. Amen. E la spiegò davanti al Signore, non vuol dire vuol dire la srotolò. Guarda l'immagine, il Signore prende questo rotolo, va davanti al Signore e glielo apre davanti. Figura di che cosa? Racconta per filo e per segno a Gesù quello che Satana sta facendo alla tua vita. Amen. Sento un'unzione incredibile mentre ti sto dicendo queste cose. Amen. Ezechia poteva dire, ma Dio la conosce. Sì, ma quando tu parli, anche Satana sente quello che tu stai facendo. Amen. Amen. Lui srotola la mail e dice, Signore, questo è quello che vogliono farci. Dicendo, Signore Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, stavano sopra l'arca, nel luogo che è chiamato Caporè, chiamato trono della grazia, o Dio della grazia. Tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi orecchio, ascolta. Signore, apri gli occhi e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib ha mandato per insultare Dio vivente. Signore, ascolta quello che il nemico sta facendo nella mia famiglia. Ascolta quello che il nemico sta facendo nella famiglia dei miei figli. Signore, ascolta quello che il nemico sta facendo nella mia comunità. Vai da Gesù. Amen. Vai avanti. Guarda che meraviglia. È vero, Signore. Guarda, Ezechia non nega quello che è accaduto alle altre città. A volte per noi fede è negare la realtà. È arrivata questa diagnosi di questa malattia, ma io so che non è vero. Questa non è fede. Questa è superstizione. La fede non nega la diagnosi, ma crede che in Isaia 53 c'è una diagnosi superiore. Ho detto in Isaia 53 c'è una diagnosi superiore. Amen. I re d'Assiria hanno devastato le nazioni, è vero. Vedi che la fede non nega la realtà. Hanno dato alle fiamme i loro dei, certo, perché quelli non erano dei. Ascolta, non guardare ciò che è accaduto ad altre persone, perché tu non sai tutto quello che c'è dietro le persone. Ci sono tanti cristiani che sono cristiani professatori. Amen. Ma non sono cristiani possessori. Ma quello prega sempre, quello è sempre in chiesa. Ascolta, le chiese sono piene di credenti nati di nuovo, le chiese sono piene di credenti non nati. Non perché tu dici Signore, Signore che sei nato di nuovo, è solo se il tuo cuore si è reso a Gesù. Amen. Li hanno distrutti, ma ora Signore nostro Dio salvaci, te ne supplico, dalla sua mano, affinché tutti i regni della terra riconoscono che tu solo, Signore sei Dio. Sta dicendo questo: se anche tutti i regni sono caduti,
Se anche tutte le città di Giuda sono cadute, io credo che Gerusalemme non cadrà. Amen. E Satana ti dice, e che cosa ha di speciale Gerusalemme? Che cosa hai di speciale tu, più degli altri che sono morti di quella malattia? Semplice, che il Salmo 91 dice che 1000 cadranno alla mia destra e 10.000, ma di tu non sarai colpito. Bene, io sono quel tu. Amen. Io sono quel tu. Amen. Io non sono quei 1000 e io non sono quei 10.000. Vai dal diavolo e digli, io sono quel tu. Amen. Amen. Quella stessa notte. Quando? Di giorno o di notte? La notte è il tempo dove spesso Satana attacca di più la nostra vita, ma la notte nella Bibbia è anche il luogo dove gli angeli sono più attivi. Vuoi un esempio? Atti capitolo 5. Pietro è in carcere, arriva un angelo. Quando? Di notte. Gesù risorge che è ancora buio, ci sono due angeli. Quando? Di notte i demoni sono più attivi, ma di notte gli angeli anche sono più attivi. Amen. E guarda, tutti stanno dormendo probabilmente a Gerusalemme, qualcuno è sveglio, qualcuno dorme. Il Signore in una notte libera Gerusalemme. È una notte di cui non si parla mai nella Bibbia, ma questa notte ha salvato Gerusalemme e ha salvato noi. Amen. Guarda come è andata a finire. Quella notte l'angelo del Signore, ascolta, gli angeli sono attivi specialmente la notte. Quando ti svegli la notte, sei angosciato, non riesci a dormire, parla a Gesù. Lui darà ordine ai suoi angeli di custodirti. Lui darà ordine ai suoi, non pregare gli angeli, parla a lui, lui darà ordine ai suoi angeli. E quella notte, dopo che Ezechia ha parlato a lui, lui dà ordine all'angelo. Applicazione del Salmo 91. Fai un applauso al Signore. Impara questi principi e mettili in pratica. L'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri, che era subito fuori Gerusalemme, 185.000 uomini. Come? Lo sappiamo dalle cronache del tempo. Un'epidemia di peste scoppiata in una notte. Tu sei nel tuo letto, tu stai parlando al Signore, vedi solo il tuo letto, la tranquillità della tua camera, ma gli angeli del Signore, su ordine di Gesù, stanno andando a combattere quella malattia. Amen. E quando la gente si alzò la mattina e la sera avevano visto l'accampamento, e quando si alzarono la mattina, ecco, erano tutti cadaveri. Gesù maledì il fico e passò una notte. La mattina dopo Pietro passò e disse, oh, si è seccato. Il Signore lavora nelle tue notti. Amen. La mattina il fico era seccato e la mattina erano tutti cadaveri. Vai avanti. Allora Sennacherib, re d'Assiria, tolse l'accampamento, partì e se ne tornò a Ninive, dove rimase, stai attento, mentre egli stava adorando nella casa del suo dio Nisroch, i suoi figli Adrammelech e Sareser lo uccisero. Sai perché? Non hai conquistato Gerusalemme, hai portato la vergogna nel tuo popolo. Il diavolo viene per coprirti di vergogna, se ne tornerà coperto di vergogna. Amen. Suo figlio Esaradon succedette nel regno. Volete vedere la foto di Sennacherib dopo il fallimento di Gerusalemme? Quanti vogliono vederlo? Vai avanti. Vedi che non ha più la faccia. Il suo popolo cancellò la faccia di Sennacherib perché non aveva conquistato Gerusalemme. Il diavolo perderà la faccia per quanta grazia il Signore farà nella tua vita. Amen. Amen.